Questo è quando lo Stato non funziona. La gente diventa così. Il governo è inesistente, stupido, vessatore. C'è uno soldo e l'ignato, invece devono uscire i soldi. E si viene l'ignato. Guarda che roba. Guarda, questo è quando lo Stato non funziona. La gente diventa così. Allora, quella coppia stava cercando una cosa per buttare la spazzatura, che si sono mangiati la pizzetta, sono stranieri. Ancora la signora, la ragazza ce l'ha in mano e non riusciva a trovare niente qui per buttare la spazzatura. È impressionante tutto ciò. Si sa. Non c'è un cestino, non c'è un cazzo. Io ho detto after the tree, sono là i cestini, ma qua non c'è niente. Quei due che c'erano li hanno levati, li hanno bruciati, se la fottono là. E per tutta la pista ciclabile non c'è un cazzo. Qua ci sono delle comode spine dove sdraiarsi. Ora neanche a rompergli le scarpe. Ecco, trovo. This is a big problem, the trash. Administration. Trash administration. Visto come c'è. Ecco. Another problem. Hello. Nel frattempo ci si sono sfasciato tutto. C'è l'acqua in destra. Guarda che roba. L'acqua a terra che esce da lì, non è asciutto quest'acqua. Stavo dicendo che nonostante ci sono le cose, cioè qua, ma non dove ci devono essere, ci sono ugualmente carte e cartuzze, che poi la gente fa questo. Che sta facendo quel gatto? Uno scippo. E qua ci sono altre prove di amministrazione. Infatti quello è caduto il motorino lì dove c'era l'acqua che usciva a zampilli nelle strisce, nella curva, le strisce pedonali. Se provi che so a passare nelle strisce pedonali, dice, io insegno ai miei figli a fare valere la legge, cioè gli insegno a essere scemi qui perché ti schiaccio. Andiamo. Gli insegni a essere puliti, ma come fai se qua tutti buttano? Gli insegni a far prendersi un esaurimento nervoso. Io lo stesso cerco di essere pulito il più possibile, però si prende uno un esaurimento, cioè andare in giro con le cacche dei cani, con il sacchetto, la pizzetta nella tasca, il coso del naso, il fazzolettino del naso in tasca, cioè diventi un portatore di spazzatura umano e non troverai mai un cestino. Quindi questo è il governo, le amministrazioni, quando non valgono un cazzo, quando sono mafie, corruzione, insomma, chiamate come volete, fanno diventare la gente così, pericolosissima, pericolosissima. Inutile che cercano soldi, devono darli i soldi. Qua si continua, chilometri per chilometri. Sempre ad odorare porcherie, fino a quando non si sanciscono le cose bene, non scrivono la verità, le cose restano così. Non scrivono la verità e la gente non sa, affoga nelle bugie, non ci sono punti di riferimento validi. La stupidità e l'ignoranza prosegue al posto di proseguire la verità.